Grazie, grazie alla Peroni, al Teatro Stabile, per ospitare questo incontro, grazie a voi per essere venuti, grazie alla compagnia che è venuta tutta, grazie, siete molto generosi. Io farò di tutto per lasciare il più possibile la parola alla compagnia, che dirà cose molto più interessanti di quelle che posso dire io, ma vorrei dare, non so, per chi l'ha visto e per chi si accinge a vederlo, vorrei segnalare alcune cose che secondo me sono rilevanti nello spettacolo. Innanzitutto, non è così comune riuscire a vedere uno spettacolo che ha un buon numero di attori in cui la compagnia è tutta così centrata, cioè tutti gli attori hanno dei ruoli che sono importanti, hanno dei ruoli che si mettono bene in evidenza, e non vorrei essere fare le sviolinate, come diceva un altro napoletano, ma apprezzare una precisione, una cura nella recitazione in tutti i componenti della compagnia. Silvio Orlando, insomma, riesce a muoversi all'interno di personaggi che sono tutti dei piccoli universi da scoprire. In un testo moderno, spesso sincopato, in cui le scene si alternano alcune volte con una successione che non è sempre comprensibile, sembrano giustapposizioni, non è tanto la trama quella che voi avete osservato o osserverete, ma imparerete a conoscere e ad affezionarvi ai personaggi che con piccole battute, monologhi, riusciranno a esprimere e a mettervi davanti il loro mondo, il loro universo, una caratterizzazione da un lato molto fisica, fatta di azioni, gesti, sguardi, ma anche molto psicologica. Insomma, un ensemble di attori di tutto rispetto. La prima cosa che però secondo me va notata è il coraggio che la compagnia e la produzione ha avuto e che ha in genere nel dedicarsi a una drammaturgia che non è, diciamo, la solita, vogliamo un po' classica, quella che magari rassicura anche il pubblico, ma portare a autori giovani, in questo caso un'autrice che ha avuto molto successo, ma che comunque rientra ancora nelle nuove leve. Com'è nata, e lo chiederei subito a Silvio Orlando innanzitutto, questo interesse per la nuova drammaturgia e per questa autrice? Buonasera. Per la drammaturgia in generale, moderna, contemporanea, una mia vecchia fissazione da quando negli anni 90, con la collaborazione ovviamente di Domenico Starnone, mettemmo in scena La Scuola, che fu un'idea mia di andare a chiedere a lui di portare, fare un copione da un suo libro celeberrimo sulla vita scolastica di un liceo romano. Da quello è nato uno spettacolo teatrale che si chiamava Sottobanco, e poi un film di straordinario successo. È stata una delle esperienze più riuscite e più sane, secondo me, della mia vita artistica, che è un film che, insomma, sopravvive al tempo. Abbiamo ripreso anche ultimamente, anche dopo la creazione della nostra società. E ho sempre pensato che è un buco. C'è un buco da riempire, purtroppo, perché dei 540 spettacoli che ho visto, sono stati prodotti l'anno scorso, solamente presentati al premio UBU, per dire una cosa, sono 540 spettacoli di produzione, solo del 18-19, insomma, fa impressione. Tutti gli spettacoli che si producono ogni anno, si fa fatica poi a rintracciare un testo che sia abbastanza così rappresentativo di un'epoca, insomma, in qualche modo. Cioè, noi
facciamo una gran fatica a trovare un testo, un copione che sia rappresentativo degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, del 2000, 2010 e 2020, quando sarà. Perché negli anni più o meno gli anni 70-80 il testo drammaturgo e drammaturgico è stato messo in discussione per privilegiare un teatro che partiva da una visione soprattutto stilistica e contenutistica del regista. Ecco, gli spettacoli, il vero autore dello spettacolo per quasi 20-30 anni è stato il regista, un teatro di regia si chiamava. Quindi credo che sia una cosa, una follia questo, che solo in Italia è successa, mentre in altre parti del mondo, in Europa soprattutto, penso questo filo rosso tra teatro, cinema, i vari mezzi dialogavano tra di loro e insomma, si è sempre tentati, magari non sempre con risultati insomma, notevoli, però insomma drammaturghi ne sono sempre venuti fuori. In Italia facciamo una gran fatica, adesso c'è una generazione nuova che dà più attenzione alla parola, e una di queste è sicuramente Lucia, che parte quasi esclusivamente dalla parola. La sua musica teatrale è tutta di parola, è solo parola. La scena è essenziale, gli attori tutto sommato parlano tanto, e quindi poi quando poi abbiamo messo in piedi la nostra piccola compagnia, all'inizio eravamo un po' nel panico di cosa fare e non fare, e un po' le contingenze, un po' la nostra voglia di fare ci ha portato sulle tracce di cose nuove, insomma di tentativi, di cose nuove che rappresentassero un po' il nostro contemporaneo, in cui le persone sedute in sala potessero totalmente riconoscersi, essere con noi in scena, riconoscendo dei suoi contemporanei in scena. E questo è successo con la versione che abbiamo fatto di Lacci, che è venuta prima di questo, prima ancora l'ho ripreso con la scuola, sempre di Starnone, come dicevamo. Un altro spettacolo che abbiamo portato in scena sempre di Starnone si chiamava Autobiografia erotica, anche quello tratto da un romanzo di Domenico Starnone. Insomma, questo tentativo di portare, questo mi ha creato anche, ci ha portato molta curiosità di andare a vedere cosa si muovesse nella scena così un po' alternativa, che non si trova di solito nei teatri normali, e per cui sono imbattuto in due spettacoli di Lucia che ho visto a Roma al Teatro India, spettacoli che mi hanno molto divertito e anche un po' annoiato. Sono partito con molto divertimento, poi dopo a un certo punto ho perso un po' il contatto con le parole, perché era molto molto, la parola prendeva una forza che alla lunga mi stancava e mi creava una certa distanza. Quindi ho pensato sì, una cosa che ha trovato una sua dimensione all'interno di un certo circuito, ma non credo che possa essere una cosa giusta per noi. Poi Lucia mi ha annotato tra il pubblico, come succede nella migliore tradizione degli attori italiani che vengono presi dalla strada, un capocomico preso dalla strada, dal pubblico, e mi ha mandato, Lucia è molto brava in questo, a autoproporsi, è molto sfacciata, giustamente, dal suo punto di vista, e mi ha proposto di lavorare assieme, bisogna lavorare a un testo che mi ha mandato, proprio fare questa roba qui. Era un papocchio incomprensibile e non ho capito niente di quello che mi aveva detto, però mi è venuta curiosità di conoscere la follia di queste persone, vedevo una certa pericolosità in questa persona, potrebbe essere pericolosa per i cittadini. Ci siamo incrociati, incontrati, mi ha fatto una buona impressione, è stata una persona molto ironica, molto simpatica. Io ero molto in forma quel giorno là, sono stato molto, di solito ascolto tanto, insomma, quando è proprio necessario, quando non sono pagato, insomma, sono costretto di voce, e quindi ascolto tanto. Invece una volta ho preso in mano un po' il pallino della situazione, gli ho dato merito di quello che lei si era creato, però ho detto, se vuoi, come immagino, se tu mi hai mandato questo stimolo, lavorare assieme, voler uscire un po' da quel tuo circuito, dobbiamo arrivare a un compromesso tra le tue cose e quello che serve a noi.
E quindi abbiamo fatto un patto scritto nel fuoco sulla durata dello spettacolo, soprattutto, di solito lei va sulle 3 ore e passa lo spettacolo, questo spettacolo doveva durare 2 ore e doveva avere un bel finale. Ecco, su questo plot qui, su queste due basi importanti, diciamo, anche di gli attori, questo qua per lei rappresenta un colossal tipo la Ida, perché in risorse scrive per 3 attori. E la cosa che tu dicevi all'inizio è anche interessante, nel senso che lei non ama mettere gli attori così di servizio. Allora, se tu usa un attore deve dargli il suo spazio, deve essere per quello che rappresenta un protagonista anche lui, quindi abbiamo in qualche modo 5 protagonisti. Di cui poi dopo si converge sulla storia di uno, magari, però ognuno deve avere il suo momento, soprattutto perché poi parte spesso alle storie individuali degli attori. Per cui poi ci siamo rivisti dopo un po' di mesi e ha portato un testo un po' più strutturato, che ho visto ieri era di 21.000 parole, e le parole poi sono diventate alla fine di 2 mesi di prova. Periodo lunghissimo per una compagnia normale, prosa normale, cioè, privata, sono arrivate a 13.000-14.000 parole, e quindi insomma siamo arrivati un po'. Adesso lo spettacolo prende di scena a Napoli, al Napoli Teatro Festival, poi a Spoleto, è stato accolto con molta curiosità e molto interesse e molta simpatia, perché è stato visto il tentativo sincero di un'autrice di aprirsi a pubblici diversi e per quel nostro sforzo di rischiare su un'autrice che è sempre stata un po' borderline, di salute psichiatrica, però un po' nel senso di l'ufficialità del teatro italiano, sempre sì, molto corteggiata e anche molto elogiata, però poi alla fine stringendo poi le sue cose hanno sempre circuitato in periodi, circuiti molto limitati. Non so se a Torino è stata mai. Sì, una volta è stata. Sì. Una volta è stata. Sicuramente. Due volte. Due forse, ma una sicura. In quale spazio? Credo che no. Nemmeno. Vabbè, insomma, quindi poi adesso lo stiamo facendo, chiaramente. È una specie di wrestling tutte le sere con la parola di Lucia, perché è una parola molto complessa, dalla quale noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di togliere la complicazione, cioè una parola che sopra un certo livello di speculazione intellettuale diventava complicata e non più complessa. Quindi abbiamo cercato di non togliere la complessità, ma togliendola le complicazioni inutili, ma per rispettare la sua complessità. Certo, è un lavoro in fine, vediamo che cosa succederà. No, ma il pubblico ha reagito tra l'altro molto bene anche qui a Torino alla prima. E, fra l'altro, lo spettacolo ha dei tempi molto serrati, per quanto ci sia, c'è la storia, si ruota intorno, non faccio. Ma non anticipo niente, ma c'è insomma una sorta di eremita che si è chiuso in un mondo nel quale non accetta nessuno, però c'è una vivacità in scena molto forte, e fra l'altro il pubblico restituisce anche molte risate, applausi a scena aperta. Fra l'altro, in questo io avevo detto a Silvio Orlando che avevo apprezzato già la sua interazione come attore, la sua relazione con Nobile. In altre, io l'avevo molto apprezzato nella scuola, poi l'ho visto anche dopo. E allora colgo l'occasione di chiedere a Nobile, ma che come Silvio ha una carriera insomma un po' più lunga degli altri, non volevo andare sull'età, ma insomma, quando si lavora con questo tipo di drammaturgia, in cui io credo che tanto in parte vi vengono fornite delle parole che però dovete forse lavorare molto voi
singolarmente. Il suo personaggio è il fratello di Silvio ed è quello molto animato, da molta energia in scena e alla reazione. Quando si lavora con quel tipo di testo, ci si sente più soli, si ha un po' più di paura rispetto a un testo più strutturato che ci accompagna più facilmente? La domanda è a me? Sì. Insomma, una domanda molto complicata, anche perché io confesso che non ho una grande esperienza di teatro, diciamo ufficiale, quello del mese di prova, facciamo Shakespeare, facciamo Pirandello, con delle regie convenzionali. Il mio percorso è stato sempre un po' disordinato, mezzo periferico, non so, quindi semmai un assestamento di carriera, di attività è avvenuto proprio in questi ultimi anni con Silvio. Noi ci eravamo incontrati negli anni 90 per questo spettacolo che si chiamava Sottobanco, la scuola a cui lui ha accennato, e poi insomma non ci eravamo più visti, e dopo forse quasi 20 anni lui voleva rifare questo nuovo spettacolo. E non vorrei prendere strade che poi non ricordo più da dove siamo partiti. Il lavoro con questi testi di drammaturgia contemporanea. Questa cosa qui è una cosa che già ho notato in un precedente incontro con il pubblico. Io ho una mia sensazione che quando fai teatro di parola, a prescindere dal testo, dalla situazione della regia, che con Lucia Calamaro è stata sicuramente molto alternativa, molto diversa da quello che un attore normalmente si può aspettare. Però poi quando andiamo in scena, il nostro rapporto con la parola, io credo che sia quello, cioè un bisogno, una necessità di esprimersi col massimo di intensità, col massimo di energia, col massimo di concentrazione, sia quando uno parla da solo, sia quando ci si rivolge all'altro attore. Io non so se mi faccio capire, e non so nemmeno se quello che dico è giusto, però io sento questo, che quando poi affronti il momento in cui tu devi parlare, devi esprimerti, le regole sono quelle. Magari ce ne sono delle altre che io non conosco, però le regole sono quelle. E il capocomico che dopo la regia e dopo le prime repliche praticamente si impadronisce dello spettacolo, nel senso che è lui che lo gestisce, il regista sparisce, in qualche modo poi applica queste regole a se stesso e nei consigli che dà agli altri. Non lo so, a volte io entro in scena moscio e lui mi fa uno sguardo come qualcosa che mi fa capire, spingi, ste robe qui sono cose, sì, direi della grammatica più semplice di questo mestiere. Non so se ho risposto, ma se non ho risposto non sono capace. Hai risposto. E fra l'altro io ricordo Nobile proprio nella scuola, avevo un monologo in cui mi fermai, proprio mi concentrai ad ascoltarlo, sembrava ascoltare una sorta di piccola area d'opera, cioè lui costruiva il monologo cantandolo in qualche modo, e lo fa ancora, cioè c'è una tecnica d'attore che secondo me è molto efficace. E nello spettacolo i vari personaggi sono caratterizzati non solo come psicologie di differenti, ma lo fanno attraverso alcune volte proprio delle posture sceniche differenti. Se vedete, tutti e quattro hanno quasi degli stili recitativi che corrispondono al personaggio. Io chiederei a Silvio se puoi farlo tu, mi sembra più corretto. Potresti presentare gli altri attori? Sì, veramente. Loro sono i miei tre figli,
Lei, anche mia moglie però, questa non è una cosa. Non dirlo però già oggi. Maria Laura Rondanini. Maria Laura Rondanini. Tra l'altro, insomma, gestisce tutta la parte più rognosa dell'andare in scena, che insomma, la produzione, insomma, fare i conti, ecco, perché con il teatro poi non si fallisce per milioni di euro, ma si fallisce a 500 euro a volta, che uno dice, vabbè, che sono 500 euro, che sono 500 euro, alla fine ti ritrovi con dei debiti insostenibili, almeno per noi, per lei, su questo è. Poi chiamiamo Nemolato, Vincenzo Nemolato, in realtà è una new entry all'interno della compagine, perché è subentrato al posto di un altro attore che si chiamava Riccardo Coretti. Potevamo pure non nominarlo. No, vabbè, no, mi interessa nominarlo perché Riccardo vorrebbe che c'entra uno dei punti in cui mi piacerebbe poi tornassimo quando poi sarà il momento, che è un solista, un attore solista, fa un stand-up comedian, come adesso si dice, più nella zona un po' più alternativa, che sarebbe poi il cabaret, alla fine, sostanzialmente. Quindi lui ha sostituito. E quindi si è trovato poi tra le mani anche un personaggio che era scritto tutto in un altro modo, per una persona che pesava 150 kg, lui ne pesa 50, insomma, però mi sto impegnando. 100, 100 kg mancanti. E poi c'è Alice che è un po'. Che insomma lei faceva parte del gruppo storico che cioè, c'è stata una specie di piccola guerra civile tra me e Maria Laura. E loro, lei e il Goretti, che poi per fortuna è andato via, e loro erano i possessori del codice calamaresco. Calamaresco, e quindi insomma in qualche modo diceva, questo codice che sarà mai, però poi e quindi lui invece poi si barcamenava tra tutte le fazioni, no, così cercando, più dall'altra parte. Anzi diceva che i primi tempi era più dalla parte aveva capito dove poteva. Ecco, comunque si chiama Alice Redini e fa magari dire tutto quello che vuole. L'accenno all'attore solista. Purtroppo ho l'impressione che per questioni produttive sarebbe lunga ripercorrerla. Comunque in Italia specialmente si sta sciogliendo, si sta perdendo la tradizione della compagnia, del grande ensemble, per questioni produttive. È più facile far girare i monologhi, è più facile far girare gli spettacoli a due persone, ma questo non solo fa sì che noi pubblico andiamo a vedere sempre monologhi o spettacoli a due, ma gli attori sembrano non più formati a lavorare insieme, e invece loro più volte nello spettacolo fanno una cosa che secondo me è difficile. Creano delle scene in cui c'è confusione, fra l'altro lui ogni tanto deve rimetterli in ordine con un fischietto, devono creare delle confusioni, e io resto incantato, perché la confusione è la cosa più difficile da fare a teatro, perché rischi di fare veramente confusione. E se non hai degli attori che si percepiscono l'un l'altro in modo corretto, quelle scene sono orrende. E invece compongono dei quadri, fra l'altro anche divertenti, molto, molto bene. E questo è uno dei piaceri di vedere una compagnia, in qualche modo. Vorrei lasciare il più tempo possibile alle domande, quindi prendiamoci. E poi non ci saranno, perché non ci sono mai le domande. Lasciare tempo a una cosa che non avverrà. A parte perché non hanno visto lo spettacolo. No, qualcuno l'ha visto lo spettacolo? Ah! Vabbè, sì. Qualcuno non l'ha visto. Speravo meno. No, invece posso fare io la prima domanda a Maria Laura. So. Loro da quanti anni non ricordo hanno una produzione, una compagnia, ricordate, da 8 anni, e ancora una volta, cioè sì, spero non te ne abbia, insomma, Silvio avrebbe potuto avere una vita più comoda, diciamocelo,
facendolo scritturato. Mi intendete? Cioè, un attore di fama internazionale si mette sul mercato, fa lo scritturato e vive felice. Ma potevo vivere anch'io più comune. E anche lei. Mentre invece hanno deciso di fare questa impresa che è difficile, non, è coraggiosa e non so se questo dice molto, molto da altri, è una delle poche compagnie che ha fatto, adesso mi avete detto se non sbaglio che siete arrivati alla 100ª replica di questo spettacolo e andrà avanti ancora per tutta la stagione, senza, lo so che questo forse non dice molto, senza fare scambi. Cioè loro non vanno nei teatri in modo che poi quel teatro manda la sua compagnia nel loro teatro, no, no. Li prendono perché lo spettacolo è bello, il pubblico ci va e funziona. Guardate che sono poche le compagnie in Italia che fanno così. Ma chi ve l'ha fatto fare? E questo lo chiederei, posso chiederlo a Laura, che è quella che regge in qualche modo questa produzione. Glielo chiedo anch'io, perché è partito tutto da lui, non ne poteva più di essere prodotto e di non avere tutto, di non essere responsabile delle proprie scelte, ma non artistiche, perché artisticamente decideva lui, però di tutte altre cose molto più sottili, adesso non mi sto ad elencare. Quindi era arrivato in uno stato di stanchezza, voleva mettersi in gioco in tutto e per tutto. E quindi quando mi ha detto facciamo una produzione nostra, così io posso fare dei monologhi. Il primo spettacolo è stato con 3 attori e un musicista, quindi già non si parlava di monologhi. C'era tutta una scena, cioè era uno spettacolo vero e proprio. Poi abbiamo fatto il secondo spettacolo con 7, poi con 5, poi insomma, via dicendo. E io, no, a me non era passato neanche minimamente per la testa di fare una produzione, però quando me l'ha chiesto non potevo lasciarlo da solo perché non ha molta confidenza con i soldi. E quindi allora ci doveva essere qualcuno che faceva i conti, come succede in tutte le famiglie, insomma, sono le donne a fare i conti. E quindi anche lì mi sono un po' improvvisata con foglio e penna perché non avevo neanche la mail. E come adesso non sono sui social, allora non avevo neanche la mail, mandavo gli sms, neanche i WhatsApp. Quindi i conti li facevo a mano, devo dire che si allontanavano di poco da quelli che poi fanno adesso gli amministratori, insomma. E i conti delle casalinghe risultano sempre giusti. E quindi poi alla fine, penso, ai primi di agosto abbiamo fatto questa società e abbiamo letto l'oroscopo che gli diceva lascia perdere qualsiasi iniziativa stai per fare ora. È vero. Dopo 2 ore avevamo appuntamento con il notaio, non so cosa significava, però. Poiché non siamo superstiziosi, pur essendo napoletani, siamo esatto. Lo stesso, e tantomeno crediamo nelle stelle e abbiamo fatto questa società. No, devo dire che poi ho scoperto che la parte più creativa e divertente, forse la mia migliore attitudine, è quella appunto di mettere insieme il tutto affinché in scena il pubblico vede quello che abbiamo realizzato, insomma, quello che è stato messo. Che è molto più creativo, a mio avviso, di quello che poi avviene in scena. Scherzavo, cioè è vero che è nato da lui, però adesso sono contenta di questo. Certo, è faticoso, prima uscivo, andavo a fare le mie cose, andavo al bar, andavo per negozi, adesso no, perché quando non c'ho da fare queste cose preferisco mettermi a letto. Quindi è cambiata un po' la vita, però va bene, insomma, sono contenta. È andata bene, insomma, il bilancio, sì. Il bilancio è positivo. È positivo, anche perché è veramente soddisfacente portare in scena testi come quelli appunto della Canamaro, oppure potevano essere i testi di Starnone, che erano letterari più che teatrali, e avere questo riscontro di pubblico e di critica è una grande soddisfazione. Insomma, c'è un po' di fatica, però ci viene riconosciuta tutta. Da voi però, da voi. Ma senti, visto che siamo
un po' più in là con l'incontro, un po' l'hai accennato, e questa è una curiosità personale. Guardando lo spettacolo, fra, il testo è stato pubblicato da Marsilio, è già disponibile. Leggendo il testo, guardando lo spettacolo, non mi sembrava che ci fosse tanta corrispondenza con delle cose vostre, mi sembrava che ti assomigliasse. Quanto ci avete messo le mani? Quanto l'avete scritto anche voi? Allora vi dico io, scusatemi se parlo di voi, che questa è una cosa che mi piace molto dire. Allora Lucia arriva con tutta una serie di cose che dovresti dire, che ti fa dire che di suo sono difficilissime. Poi il primo giorno di prova ti mette là, ti fa una specie di seduta psicanalitica e ti cerca di tirare fuori quello che c'è di tuo, e poi mette insieme quello che c'ha lei, quello che è tuo e quello che lei pensa di te, e fa dire le peggiori cose di te in scena a tutti. E quindi, no, è vero, cioè tu fai, all'inizio si fa una fatica enorme, dici ma perché mi devo dire queste cose? Mi devo fare dire. Perché? No, mi devo dire, perché dico di me stessa delle cose tremende, magari che non sono neanche tutte mie, però che lei pensa di me. Ecco come succede nella scrittura di Lucia, quanto c'è di nostro, molto. Sì, che fra l'altro questo discorso non sminuisce assolutamente il lavoro del drammaturgo. Tutta la storia dei grandi autori è fatta di rapporti con le compagnie, con gli attori, con i registi, insomma. Quel povero Chekhov, le lettere che mandava a Stanislavski e a Danchenko perché gli cambiavano i testi e gli così, questo è il lavoro del... E infatti Lucia non vede lo spettacolo da maggio. Quando lo vedrà? Per non soffrire. No, credo che non lo vedrà. No, assoluto che non lo vedrà. No, nel senso che si sia rassegnata l'idea, insomma, spero che si fidi, oppure... Perché non lo vede da maggio, non so quando lo vedrà cosa dirà, però è nella natura delle cose, insomma, soprattutto contesti così. Quando poi lavori con degli autori viventi capisci perché poi si fanno tanti autori morti. I morti non ti deludono mai, insomma. Soprattutto non ci sono lì. Sì, quindi è sempre molto rassicurante. Non potranno mai fare causa. Però facciamo parlare un po' tutti, perché se no parliamo solo noi. Sicuramente diciamo cose più interessanti e divertenti, però pure la poverina. Io ci provo, ma non so se è ancora lo stesso. Rispetto alle parole di Lucia, non posso intervenire. No, che tu adesso hai chiesto quanto c'è di nostro, senz'altro tantissimo, perché poi lei usa molto l'attore in scena per scrivere, però anche quando il testo parte da lei ti chiede, tu prima hai detto che differenza c'è tra affidarsi a un testo con una struttura molto forte e un testo contemporaneo come questo. Secondo me c'è molta differenza. Io mi ricordo quando mi sono approcciata per la prima volta col testo di Lucia in una maniera come se mi stessi approcciando a un testo più classico, non funziona. Questo testo deve necessariamente vivere dentro di te, te lo devi respirare, fare tuo, ed è quello che proprio Lucia ti chiede. E mi ricordo che all'inizio approcciavo, cioè cercavo di avere una memoria perfetta, di entrare in scena dicendo esattamente tutte le parole che dovevo dire, e risultava molto finto, molto nella mia bocca non era credibile. E Lucia, non ti credo, mi ha fatto fare un lungo lavoro fino a quando una volta sono entrata pensando di non averla a memoria, ho detto stavolta io non lo ripasso, non mi dimentico quello che devo dire. E sono entrata e lì ho trovato il mio modo di dire quelle parole lì, i miei respiri, i miei tentennamenti, anche con la libertà di improvvisare qualche parola, perché a volte Lucia ti lascia molta libertà, a volte è molto rigida, che ti dice insomma questi versi li devi dire come una poesia. E mi fermo qua, sennò poi anch'io prendo tangenti, non li trovo.
Sì, è vero, lei ha un personaggio, quello un po' più stralunato, delicato, soprattutto ognuno è proprio disegnato con dei tratti specifici, che è quasi, insomma, speculare all'animo, alla vivacità, magari forzata, che nasconde qualcosa, invece tua, che porti, sembra, un'esperienza diversa anche di approccio al mestiere. Cioè, tu da dove vieni nel tuo lavoro? Da dove vieni? Sì. Io sono cresciuto da Emilia, da Napoli. Come ti sei formato? Io ho vinto una borsa di studio come attore dopo il liceo, dopo aver partecipato a questo grande progetto pedagogico a scuola, e ho studiato 2 anni e mezzo grazie a questa borsa di studio, quindi un po', cioè, sono stato molto fortunato in questo. E sì, insomma, non so bene, imbarazzo. Allora, lui, a parte che ha fondato, o sei insieme ad altri, o sei parte di una bellissima esperienza napoletana? Fondato o sei parte? No, io ho fondato 10 anni fa ormai Punta Corsara, che ho, insomma, adesso è arrivato anche alla fine di un ciclo, insomma, insieme ad altri borsisti, attori, quindi abbiamo creato proprio un piccolo gruppo che per 10 anni siamo andati anche a Torino, insomma, abbiamo girato un po' l'Italia per quanto potevamo, per quanto ci permettevano, e niente. Secondo lui ha un ruolo molto, molto vitale. Potrei dire che forse a te vengono attribuite anche dei passaggi più sarcastici, più ironici, alcune volte anche più, più buffi. Per inteso, non so se si è capito, il pubblico ride, cioè. Poi Aquilino chiama a ridere le parole cose. Ride dentro, hanno riso anche alla media nazionale, diciamo, alla prima perlomeno ieri, poi non so. Ma io sono contento di questo, perché di solito lo spettacolo poi dopo prende una piega un po' troppo ridanciante certe volte, perché poi la droga, la risata è una droga, quindi anche noi ci lasciamo andare, è quell'equilibrio che c'è tra comico e drammatico. Si rischia un po' di perdersi. Invece ieri è venuta una replica molto seria, in cui è asciutta, sì. Qui lo spettacolo c'era tutto, insomma, veniva ascoltato tutto, recepito tutto, era molto, molto contento. Sì, c'era molta attenzione, perché il difficile è proprio quello di tenere su l'aspetto più di commedia, con dei temi invece, con dei momenti che sono di fortissima intensità, e loro devono proprio governare un cavallo che potrebbero lasciare andare troppo velocemente, invece lo mantengono. Siccome abbiamo solamente un attimo, perché Vincenzo sembra uscito ieri dalla Punta Corsara, insomma, Vincenzo è molto giovane, però già un problema di tutto rispetto, insomma, ha lavorato con Tony Servillo, era delle voci dentro di Tony Servillo, faceva un ruolo molto importante, ha fatto 10-15 film, insomma è uno di quelli, i predestinati di oggi, insomma, no, più di una promessa, perché poi è anche molto molto veloce, intelligente, soprattutto poi di Scampia. No, che purtroppo adesso voglio fare qualcosa di sociologia qui, però io ho laureato in economia e commercio, lo dico sempre, perché poi sono pensato che no, ex sì, no, tranquilli, non mi preoccupavo, non state subito a toccare no, per dire come poi una certa immagine di certi luoghi poi porta a dei preconcetti, a dei cliché veramente devastanti, ecco. Lui appartiene a una famiglia, abbiamo conosciuto, insomma, fantastica, dei veri patriotti italiani, cioè nel senso di un'onestà, di un senso della fatica, della dedizione non solo alla famiglia, a quello che succede intorno, un'attenzione anche che rispetto all'immagine che viene di quel quartiere lì, per dire,
che poi diventa un po' tutta Napoli e poi diventa un po' tutta l'Italia, attenzione, perché poi questa è roba per il mondo, è l'Italia, non è che è un francobollo o un condominio poi alla fine di Napoli, insomma, è, per cui è una bella storia. Il fratello adesso è a Hollywood, sta disegnando per la Walt Disney, non so, cazzo, non ne capisco niente di cose. So, per dire, lo dico sempre perché insomma è, quando si va in giro poi si racconta anche le storie personali, no? Sì, siccome hai chiamato Napoli, e siccome, non so se l'avete capito, anche io non sono di Bolzano, quindi con lui, con voi, la maggior parte un'attenzione alla cultura teatrale che si è sviluppata nel sud Italia, in particolare a Napoli, e continuo a pensare che esista una cultura teatrale specifica che continua a produrre. Per intenderci, nel panorama italiano ancora i prodotti che riconducibili a quel tipo di cultura sono un patrimonio teatrale tra i più ricchi e tra i più redditizi che ci sono. E quanta è la tentazione o no di essere, di sedersi su quel patrimonio, no? Quanta è la tentazione per tranne te che sei immigrato del nord, ma gli altri sono tragedia, sei extracomunitaria, no, dalla Campania, praticamente tutta quasi del sud, ci abbiamo uno di Matera, un altro di Napoli, un altro di Avellino, addirittura dico Avellino, lei adesso è diventata proprio una minoranza etnica. Anche una torinese. Però c'è una torinese, però sarda. Sarda. No, lei è nata a Torino, è vissuta a Torino, la mamma credo fosse sarda. Però parla poco, per cui la tentazione di rifarsi, insomma, di recuperare, di dire adesso faccio, non so, Edoardo, Scarpetta, eccetera. Una tentazione fortissima, ma non c'è il danno. Ecco, per cui Edoardo oramai per i prossimi anni, forse negli anni proprio il prossimo anno o di là, si potrà riaccedere per esempio a tutto il patrimonio di Edoardo, perché negli ultimi 2-3 anni c'è stata un po' una chiusura della concessione dei diritti per la morte di Luca, insomma. E quindi anche lì è stato, anche quello, per esempio l'ACI è nato sulle macerie di un progetto nostro che era Napoli Milionaria, che dovevamo fare, poi dopo la morte di Luca non si è potuto più fare, quindi nel panico abbiamo recuperato, come spesso succede nel teatro, che ti trovi a fare un progetto molto intelligente, intellettuale, però poi alla fine, perché si è trovato a farlo, diciamo. E beh sì, questo è tutta la storia della nostra vita, di quella della mia generazione, cioè noi ci siamo trovati appunto con questa eredità a un certo punto tra fine anni 70 e anni 80 che ci pesava addosso in una maniera proprio incredibile, per cui avevamo bisogno di fare altro, perché sentivamo che all'interno di quella cosa lì saremmo morti. Quindi siamo andati in giro un po' per l'Italia, per il mondo, a cercare altri stimoli, altre cose da fare, per poi magari tornarci, perché comunque, insomma, a proposito di parole, presa diretta da dire al pubblico che sta in sala ancora oggi, Edoardo rappresenta un unicum, cioè quando le persone vengono a vedere Edoardo, anche se stai a Bolzano o in Italia, è come se facessero parte di quella famiglia che sta in scena. Riconoscono uno zio, un cugino, un parente, fa parte proprio di un pezzo di storia italiana, la nostra antropologia quasi che è portata in scena. E, per esempio, un altro Edoardo, e non ce l'abbiamo avuto, abbiamo avuto un meraviglioso talento, però purtroppo finito tragicamente troppo presto, che è Annibale Lucello, che stava avviandosi verso, avrebbe fatto forse tanto, però poi quella tradizione lì, quella civiltà teatrale lì, vive molto di se stessa, si è un po' abitata su se stessa, per cui su una sorta di manierismo che
perché non è mica dell'attore, insomma, quindi gli parlavamo di, della Calamaro, ma quella Calamaro tra 5-6 spettacoli probabilmente verrà tacciata di manierismo, no? Perché c'è un modo di stare in scena, di dire proprio un mignao che ti viene automatico, che è sempre il rischio. Figurati con un'eredità così importante come quella napoletana, certo. Senti, parlando di tentazioni ancora, e invece mi viene in mente, il teatro è impegnativo, in genere così, paga meno del cinema e della televisione, più o meno. La tentazione, la serie che ve l'ha fatto fare, rispetto il... Come è facile o difficile organizzare la propria attività rispetto alla tentazione del cinema e della televisione o del resto? Non ricorderete malato, secondo me, perché io me la sono messa un po' da parte, ho fatto la mia carriera teatrale, cinematografica, insomma, sono arrivato a certi livelli che difficilmente riuscirò mai a riproporre, probabilmente, per mille motivi, insomma. E quindi non ho quella ansia là, per cui dovendo scendere di categorie come i pugili, che sono massimo, che vengono poi presi meno. Non mi sembra che stai scendendo, scusa, adesso fa morte che... No, parte, però... non scendo perché ho un'alternativa, ma se non scendo perché scenderei tranquillamente, non scendo perché... Sono ancora in affitto io, insomma. No, l'hai fatto, scusa, i due. C'è la serie The New Pop, adesso che. The New Pop. Scusa, una cosa nostra che. La garbata. Che andrà molto bene, suppongo. Sì, io so, per esempio il Sorrentino è arrivato da 3 anni che non facevo niente, cioè che non facevo cinema, facevo il teatro. E sulla quale avevo detto, vabbè, o viene una cosa proprio clamorosa, altrimenti io questo è il mio percorso, voglio fare questo, perché qui riesco adesso a fare il mio progetto di vita, insomma, poi. Quello che può succedere, però per il momento sto qui, mi baricentro lì, poi chiaramente arriva una proposta come quella, è complicata dire di no, però io sono stato uno che l'anno scorso, scusate faccio il petto un po', petto in fuori, perché l'anno scorso sono partito con queste registrazioni di New Pop che poi verranno messi in onda adesso a gennaio, sono partiti a novembre e volevano andare avanti fino ad aprile inoltrato, e io ho detto non se ne parla nemmeno, perché io se non riesco a fare almeno un pezzo di stagione metto a repentaglio la mia compagnia e tutto il mio percorso che sto facendo, per cui vedete un po' voi che dovete fare, io vado via. E questo braccio di ferro alla fine con la CBO, però l'abbiamo vinto e siamo riusciti a garantirci un pezzo di tournée che ci ha consentito di poter fare attività, insomma, non per celebrarsi, però sono cose di interesse. E invece Vincenzo è in realtà proprio calda per il cinema, quindi non è meglio fare cinema e televisione. Ha rifiutato anche diverse proposte cinematografiche per fare questo, per cui lui forse è più. No, diciamo che la questione delle scelte diventa insomma fondante per un attore a qualsiasi livello, e chiaramente quello che dice Silvio va appuntato come un insegnamento, nel senso che dal mio punto di vista, come mi hanno insegnato, è sbagliato vivere il teatro come l'anticamera del cinema, nel senso che si fa teatro quando non è arrivato niente di meglio, ed è giusto quello, cioè per me rimane appuntato, appunto dicevo quello che diceva Silvio, che se uno poi alza sempre l'asticella, poi deve essere sicuro pure di non andare a sbatterci contro quando prova a saltare, quindi forse a volte per imparare a fare un salto più lungo ti devi di nuovo rinchiudere nell'unico ambiente che per l'attore è una sala di studio, che è il teatro, perché
insomma, per il poco di esperienza che ho fatto, ho sempre avuto la percezione che il campionato è una maratona dove hai il tempo, i modi, gli incontri per sviluppare, conoscere, ampliare il tuo talento. Il cinema è in qualche modo il luogo dove vai, in una corsa di 100 metri, dove un po' fai vedere quello che hai imparato prima, ecco, in allenamento, però, e molti non si allenano nemmeno. Però sicuramente poi qui contano le sensibilità personali, io sento che le cose da imparare sono così infinite, ecco, che sarebbe secondo me stato mediocre magari accettare sia un film dove magari non sei il protagonista e quindi non arricchisce di fatto veramente, ma non perché poi c'è la mania di protagonismo, ma per la responsabilità che dopo tante esperienze di gavetta, insomma, uno poi comincia a dire a quello mi fa crescere ora. E per il resto, collegato anche a quello che dicevi prima sul napoletano, io ho fatto un periodo, sono affascinato dalla drammaturgia contemporanea, conoscevo il lavoro che facevano loro con la Cardellino e soprattutto è una famiglia teatrale che poi rappresenta l'unicum del tessuto teatrale italiano, nel senso siamo unici proprio perché abbiamo un teatro che va in tournée e la possibilità di fare 6 mesi con Silvio, con tutta la compagnia su un testo di un'attrice contemporanea vivente. Insomma, era la possibilità bella di imparare rispetto invece magari a fare una fiction, con tutto il rispetto poi, insomma, perché poi se mi chiamano vedo un bordello di sorelle. No, però alla fine, insomma, non so, tanto, non so, io sono sempre stato povero, quindi non ci so rispondere sulle cose della ricchezza, sulle varie tendenze, faccio quello che mi piace e a me piace fare le cose. Ma questo è un contesto che bisogna dire, che purtroppo il teatro non costruisce più divismo, perché l'ultimo divo teatrale puro, teatrale Lavia, insomma, non lo so, non mi vengono in mente altri. E quindi oggi pensare di fare una carriera teatrale, costruirti un tuo ruolo protagonistico all'interno del teatro senza aver fatto altro è diciamo impossibile, sì. Non so, forse Popolizio, Massimo Popolizio è un attore che si è totalmente affidato come costruzione alla, è diventato un grande protagonista, però ha avuto una stagione, ha fatto una stagione magnifica perché tutti i teatri di Ronconi, non ci sono neanche queste figure qua così autorevoli che poi possono imporre degli attori, quindi ancora più elogiabile avere un po' di fiducia in più del teatro e aspettare il cinema, insomma. Facciamo apriamo le domande, visto che abbiamo, siamo andati un po' lungo, poi si chiude subito, ok? Si chiude subito perché comincia la fischietta. Ah no, invece la signora. No, abbiamo visto con piacere ieri sera il vostro spettacolo e complimenti perché finalmente parlate alla nostra realtà di tutti i giorni. Ognuno di voi ha fatto il cameo del proprio personaggio e volevo chiederle, la solitudine sociale che è il tema di questo spettacolo, in fondo a me ha dato l'impressione che ad ognuno dei personaggi facesse soffrire, ma facesse anche piacere. Quella frase quando si dice siamo troppo vecchi per fare i genitori, non abbiamo più voglia di fare i genitori, e i figli che sentono il peso di essere figli è molto reale, noi lo sentiamo come persone reali. Quindi volevo appunto chiedere questo, se il messaggio che avete voluto mandare è proprio questo, cioè la solitudine può far paura, però certe volte diventa una sicurezza, non fa soffrire, non ci mette in conflitto con gli altri, ma questo non vale solo per il padre, certo, ma vale per tutti. Chi vuole? Roberto. Deve essere più anziano. Hai spinto. Intanto, vabbè, questo che lei dice va scritto come
come merito all'autrice, è lei che fa questo. Poi io non posso rispondere come attore, come persona, questo lo capisco perfettamente. Oggi più che mai il tema, non solo per gli anziani ma anche per i giovani, è la solitudine. E questo fatto che lei ha rilevato, che è importante, che l'altro, oltre a essere una risorsa, può essere anche un pericolo, un fastidio, che da soli si sta meglio, insomma, dico cose ovvie. Tanti giovani oggi si chiudono nelle loro camere, smanettano con i social e tutte queste robe qui, proprio per evitare l'incontro. Che questo l'abbia colpita, io credo che sia proprio il tema forse fondamentale di tutto questo spettacolo. Prego. No, perché forse è una domanda che uno si fa, che mi facevano stamattina, rispetto poi alle casine che succedono, alla fatica che si fa, insomma, avere a che fare con gli altri. Uno dice, ma come è possibile non fare quello? Come fa quello a essere così isolato? Uno si chiede, ma come fanno gli altri ancora a stare fuori, liberi, con quale risorse o quale energie? Che purtroppo oggi le energie, siamo sempre tutti un po' stanchi e troviamo un'energia forse solo dalla rabbia, non so come dire, non dalla saggezza. La rabbia è diventata l'unica benzina che abbiamo in corpo, no? Questo mi sembra una cosa molto... Cioè abbiamo a che fare con gli altri spesso solo per litigare, per conflitti. E questo ci fa dire com'è possibile ancora che non ci siamo estinti. Ecco. È stata una frase. No, se posso dire una cosa, ispirandomi a quello che ha detto Silvio, effettivamente la solitudine, se uno vuole fare un discorso un po' generale, è strutturale della nostra società. Io, se ho bisogno di un trapano per fare una mezzoletta a casa, me lo compro. Tantissimi anni fa andavo dal vicino di casa e gli chiedevo in prestito il martello, il trapano o quello che era. Io credo che i soldi sono una grande fonte di solitudine. Anche le regole. I luoghi dove, tipo Torino, anche posti di più del nord Europa, dove le cose funzionano meglio, diciamo, e quindi ci sono delle regole che per male rispettate, forse la solitudine è ancora più forte, no? Magari al sud oppure nel terzo mondo si vive peggio mediamente, perché ovviamente per mille motivi, però perlomeno la gente capisce che se non si rivolge a quello, a quell'altro, a un parente, non riesce a risolvere quel problema lì, il rapporto col potere, con le istituzioni, qui in qualche modo è garantito, vai lì, mi serve un modulo, vai là, magari in altre parti d'Italia per avere quel modulo lì, tre persone, devi chiamare tre paio, un conoscente, i famosi cugini, sì. No, io intanto voglio chiedo al Teatro Stabile che tempi abbiamo. Abbiamo già un po' volato, va bene. Vorrei fare altre domande, magari non so, chiediamo una. C'è tempo per farle i complimenti. E allora vi facciamo i complimenti alla compagnia.